97, però questo video che sale dentro di te ti porta con sé, ma tu senti quelle mani che battono sempre più forte, saranno per te quando senti che un sogno si può realizzare solo quando credi. Numeroso, come sempre ringraziamo i patron della manifestazione, Anna Maione e Nicola Pinto. E dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione comunale, il sindaco, la giunta, l'assessore Pietro Cerullo, il consigliere maresciallo Elio Vicinanza per aver voluto qui a Battipaglia una tappa del Tour di Miss Vesuvio 2024, quindi facciamo un applauso. Allora, per chi non ci conosce vi spiego, siamo giunti ormai alla 16ª edizione, Miss Vesuvio è un concorso di bellezza campano, oggi avremo una serata casting, c'è una ragazza qui per essere valutata e la giuria qui presente deciderà se la ragazza passerà in finale oppure no. La finale si terrà alla fine dell'anno, vedrete sfilare questa sera le nostre reginette in carica e le nostre finaliste nonché modelle per i nostri momenti moda, quindi per le realtà commerciali che sfileranno qui con noi questa sera. Diciamo, ci divertiremo, ci terremo compagnia per 30-40 se non di più minuti e poi capiremo se la Miss qui presente per il casting passerà in finale oppure no. Per capirlo ovviamente ci sarà una giuria, la giuria stasera è composta da Nicola Pinto, patron di Miss Vesuvio, che stasera si arrampica. Erika Cimmino, responsabile organizzativa e coreografa di Miss Vesuvio. Facciamo un applauso, dai, che siamo tanti, facciamoci sentire tutti. E Loredana Gallo, titolare spazio estetico a Battipaglia, una delle realtà commerciali sul territorio, nostro partner per questa tappa. Quindi facciamo un applauso e grazie ovviamente per essere con noi. Un ringraziamento va anche ai nostri operatori foto e video, Maria Tonino Borrelli di Foto Vesuvio che curano foto e riprese delle serate, e salutiamo la nostra America impegnata in uno spettacolo teatrale, stasera abbiamo Tonino qui con noi e facciamo un applauso. Ovviamente tutte le foto le trovate sui nostri canali social e sull'album di Facebook. Dunque, facciamo un piccolo passo indietro, direi che è giunto il momento di conoscere le nostre reginette in carica. Vi presento, signore e signori, la nostra Miss Vesuvio 2023, Federica Pavone. Atelier Anna Longo a Ponte Cagnano, questi abiti meravigliosi, grazie mille Federica Pavone e Anastasia Copel, le reginette 2023, facciamo un applauso alle nostre Miss e ringraziamo ovviamente anche chi ha curato il look delle nostre Miss, Veneti Donna, Battipaglia, il parrucco delle nostre Miss, quindi facciamo un applauso per ringraziarli. Intanto vi ho anticipato prima che qui con noi c'è una ragazza che parteciperà al casting, tra pochissimo conosceremo lei e tutte le nostre finaliste, intanto faccio un piccolo break per ringraziare tutte le attività che seguono Miss Vesuvio 2024. Jocelyn, il nostro official partner, Numa Nail di Iorio Estera San Cipriano per cosmetica e formazione professionale, White Angel Annola per eventi, feste di compleanno, ricorrenze, Comi SRL, vendita, noleggio, assistenza, macchine, movimentazione terra, AP Alfonso Palma Parma Stylist con la sua nuova sede di Ottaviano in piazza Duca d'Aosta 33,
Guaglione Motors a Trento la 200 per tutto ciò che riguarda la vostra moto ed Evolution Bikes a Casa Pulla, il centro più grande del sud Italia per gli amanti del ciclismo. Perdi un po' di tempo, facciamoci un attimo Daniele, problema tecnico. Sì, perfetto. Allora, diamo di nuovo il benvenuto a chi ci stava seguendo da casa, subito un'interruzione se ho capito bene, quindi facciamo un applauso. E là? Ci siamo anche noi, Scherzo, intanto concludiamo con i ringraziamenti per le attività che seguono Miss Vesuvio 2024, ringraziamo Marita Comiabolla in direzione auto a Napoli, convenzionati First Stop e Bridgestone, Caffè Internet al centro commerciale Le Aquile Bolle e Pomigliano, Cosenza Gruppa Palma Campania in grosso alluminio, PVC accessori, Barracuda Marina a Torre del Greco per tutto ciò che riguarda le imbarcazioni, Damage Preziosi a Nola, gioielleria, argenteria, orologeria, laboratorio orafo e gemmologico, Idroelettrica di Sausio a Mondragone, leader nel settore della termoidraulica e Tabacchi Monaci al centro commerciale Le Aquile Santa Anastasia. Grazie Dani per il tuo intervento, facciamo un applauso e siamo pronti per il prossimo momento moda. Volevo solo ricordarvi di non passare davanti alle telecamere. Intanto siamo pronti per il prossimo momento moda, vediamo sfilare la nostra reginetta in carica Anastasia Copil per Guaglione Motors. Per Guaglione Motors a Trento la 200 ricambi accessori e abbigliamento moto dei migliori marchi. Grazie Anastasia. Facciamo un applauso alla nostra Miss Vesuvio Curvi 2023. Niente, non gli piace proprio fare niente. Intanto è importante, lo sapete, per chi sta di qua invece ricevere una risposta da chi sta invece dall'altro lato. Dobbiamo ringraziare anche alcune attività che hanno seguito la nostra 18ª tappa qui a Battipaglia. MR Meccatronica, Ponte Cagnano, in via Antonio Paginotti 5, centro revisioni auto, meccanica, elettrauto, gommista, diagnosi computerizzata, soccorso stradale e assistenza alle principali società di noleggio. Atelier Anna Longo a Ponte Cagnano, in via Pompei e in via Picenzia, abiti sartoriali, sposa e sposo, abiti da cerimonia, abiti personalizzati, cerimonia bimbo, abiti di importanti brand del settore, pronti per essere indossati. Abbiamo visto alcune creazioni di Anna Longo proprio prima indossati dalle nostre reginette in carica, quindi facciamo un applauso, dopo la rivedremo in passerella. Ancora ringraziamo il Nubivago in via Amerigo Vespucci 53 Ponte Cagnano, Lounge Bar, Cocktail, Aperitif, Coffee, Food, Events. Io lo ringrazio ancora di più in realtà perché oggi ha offerto l'aperitivo a me e alle Miss finaliste, quindi facciamo un applauso anche per il Nubivago a Ponte Cagnano, che tra l'altro ha ospitato anche una delle tappe del tour in precedenza 2024. Grazie ancora a Verdino Technology, startup innovativa, lavori edili, impianti elettrici, civili ed industriali, automazioni e revisione macchine industriali, prestazione manodopera specializzata, PLC Industriali, Industria 4.0. Potete seguire le loro pagine social oppure visitare il sito Verdino Technology, startup innovativa.it, lì c'è il banner, ci sono tutte le informazioni necessarie. Ringraziamo anche Spazio Estetica Battipaglia, Radiofrequenza Viso e Corpo, Lipocavitazione, Pressoterapia, Laser Diodo 808, Criot Thermo Shock, permanente make-up, make-up sposa, laminazione ciglia, estetica di base. Si trovano a Battipaglia in via Paolo Baratta 116 e tra l'altro so che Loredana ha regalato un trattamento viso a tutti coloro che andranno da lei a nome di Miss Vesuvio. Quindi prendete appunti, loro sono Spazio Estetico, andate a trovare Loredana, facciamo un applauso anche per ringraziarla per essere qui in giuria. Ed infine concludiamo questa prima parte di ringraziamenti con Divitel, lo store Wind 3 a Battipaglia. Si trovano in via Mazzini 115, offerte sempre aggiornate, vendita cellulari con finanziamenti tasso zero ed anticipo zero. Seguite le pagine social per tutte le novità, facciamo un applauso per ringraziare tutte le realtà commerciali che hanno contribuito alla nostra 18ª tappa. Intanto siamo pronti per il prossimo momento moda, questa volta in passerella Miss Vesuvio 2023, Federica Pavone per Evolution Bikes. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I'm just with you. Still it feels just like I'm waiting for you.
something better. Wait a second. Sud Italia per gli amanti del ciclismo, facciamo un applauso alla nostra reginetta in carica. Esco giusto un po' perché devo lasciare la passerella per la nostra concorrente per il casting e le nostre finaliste per il loro momento di presentazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Anna Irno, studio presso l'Istituto Tecnico di Chimica e il mio obiettivo è quello di continuare nell'ambito della moda. Anna Irno è la concorrente per il casting di questa sera, sarà una delle prossime finaliste, lo scopriremo tra pochissimo. Buonasera a tutti, sono Anna Zuccuni, ho 16 anni, frequento il terzo anno del liceo delle scienze umane e da grandi ho visto di diventare una psicologa o anche una modella. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Inna Ercole, ho 20 anni e frequento la Triennale di Scienze del Turismo. La mia ambizione è diventare ossa di volo. Grazie. Just never mind that you left my heart bleeding. I hope you know that there's no way I'll take you back. You should have loved me better than you should have loved me better than. Turistico e in futuro ambisco a diventare una modella. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Carmen Esposito, ho 19 anni, attualmente frequento il primo anno di università alla facoltà di lingue e successivamente mi piacerebbe diventare un hostess di volo. Ciao a tutti, sono Severino Marilena, frequento l'ultimo anno del liceo scientifico e ambisco a diventare medico. Grazie. Federica Terracciano, ho 16 anni, nella vita aspiro a diventare una criminologa e frequento il terzo anno di liceo linguistico. Grazie. Sono vicinanza, ho 15 anni, sono di Battivaglia, nella vita studio e da grande mi auguro di continuare a lavorare nel mondo della moda. Grazie. Voglio un applauso veramente forte per tutte le Miss che si sono presentate e che dopo rivedremo per un ultimissimo momento. Fatemi sentire ancora un po' di applauso, dai che siamo tantissimi e vi voglio sentire tutti.
Anche perché adesso vedremo il prossimo momento moda con le due reginette in carica, Federica Pavone e Anastasia Copil, per il nostro official partner, Jocelyn. You're just dancing in the dark in the flashing lights. I know you can't hear what I'm saying, So I'm just gonna hold you closer. You take me higher when we're together. It feels like you set my whole world on fire. I know I want you, I know I need you here. Pavone per Jocelyn, il nostro official partner Miss Vesuvio 2024. Avanzo un pochettino, così concludiamo anche quei ringraziamenti per le realtà commerciali che hanno contribuito alla nostra 18ª tappa qui a Battipaglia. Vanity Donna Battipaglia, la qualità al giusto prezzo. Info e prenotazioni al 348-344-0937. Vanity Donna Battipaglia, bellissima sempre. Si trovano col salone in via Baratta 69. Direi di fare un applauso perché hanno anche curato il look di tutte le nostre miss, quindi ringraziamoli con un applauso, Vanity Donna. Un ringraziamento va anche a Ingi Impianti a Gragnano in via Castellammare 61, impianti idraulici, termoidraulici di condizionamento, gas, assistenza H24, centro assistenza tecnico autorizzato Savio. Grazie anche a Carlucci Moto a Battipaglia in via Belvedere 154, moto nuove ed usate, assistenza, finanziamenti, polizze RC, esperienza, professionalità e servizi di qualità. Honda, Piaggio, Kimco, QJ Motor e tanti altri brand del settore per aiutarti a scegliere la moto perfetta per te. Grazie anche a Corrado Academy, crea subito il tuo percorso di formazione professionale assieme alla Corrado Academy, alto fianco per offrirti la solo formazione professionale di eccellenza. Potete visitare il sito corradoacademy.it per scoprire tutti i corsi di formazione, specializzazione ed avanzati, o seguirli sulle pagine social. Continuiamo con lo ringraziare GR Cars, si trovano in via Verdi, Paglierone di Montecorvino, Pugliano, vendita auto plurimarche nuove ed usato garantito, noleggio a breve, medio e lungo termine di auto, furgoni, pulmini e scooter, finanziamenti in sede. Ed infine ringraziamo Ottica Mauro, da 50 anni impegnati nel settore ottico, occhiali da sole da vista dei migliori brand del settore, prodotti 100% originali, controllo della vista gratuito in sede, shop online sul sito otticamauro.biz, spedizione in tutta Italia oppure ti aspettano nello store a Battipaglia a via Gonzaga 50 e negli altri punti vendita di Battipaglia, Bellizzi e Eboli. Facciamo un applauso, tra pochissimo vedremo tra l'altro una passerella proprio firmata Ottica Mauro. E è giunto il momento di vedere questa passerella, vediamo sfilare Federica Pavone, Anastasia Copi, Lorenza De Falco, Anna Zucconi, Carmen Esposito, Inna Ercole, Marilena Severino, Sara Vicinanza, Federica Terracciano per Ottica Mauro. Scared.
per Ottica Mauro. Facciamo un applauso fortissimo. Mi sono piaciuti gli occhiali da sole di Ottica Mauro? Sì. Mi sono piaciuti gli occhiali da sole di Ottica Mauro? Sì. Yeah, le nostre miss? Sì. No, troppo poco per le nostre miss. Come sono le nostre miss? Solo così, solo tu. Vabbè, dai. Un po' di desolazione. Mi sono piaciute le nostre miss? Sì. Yeah, così mi piace di più. Molto meglio così. Intanto, dopo questo momento, io vi do appuntamento. Tra l'altro, pubblicheremo anche la locandina sulle nostre pagine social, ma vi ricordo che la prossima tappa di Miss Vesuvio è il 3 maggio al Diva a Giuliano. Quindi chiunque volesse partecipare si iscriva sul sito web e ci contatti in direct sulle nostre pagine social, soprattutto su Instagram e Facebook, che sono più dedicate al direct message. Vi rispondiamo, vi leggiamo tutti, quindi se volete anche soltanto info, contattateci lì. Intanto è giunto il momento di rivedere la nostra miss che è qui per il casting, quindi Anna Irno con tutte le finaliste presenti questa sera. Facciamo un applauso a tutte loro e cominciamo proprio con Anna Irno. Facciamo un applauso fortissimo! Mi piacete tanto voi. Tutti esempio da loro, mi raccomando. Allora, siamo pronti per un momento moda meraviglioso. In passerella rivedremo le nostre reginette in carica, Anastasia Coppi, Federica Pavone, ancora una volta con un abito di Atelier Anna Longo. Anastasia Coppi per Atelier Anna
Longo, facciamo un applauso alle nostre reginette in carica. E concludiamo rivedendo ancora una volta le nostre finaliste in passerella, quindi rivediamo sfilare Lorenza De Falco, Anna Zucconi, Carmen Esposito, Inna Ercole, Marilena Severino, Sara Vicinanza, Federica Terracciano, questa volta con i gioielli di Davan Gem Preziosi. Perhaps it's one of the things in this story that really does inspire me is because thematically reinforces all those old adages that remind us that the individual cannot be us. Annola, facciamo un applauso. Ultimissimo momento moda per questa sera. Vi ha fatto piacere stare con noi? Sì. Ah, dico, ti sento. Siete stati contenti di passare il sabato con noi? Sì. Volete che ricominciamo da capo? Come sì? Ma qua ci dobbiamo andare. A un certo punto, grazie, questo lo prendo io, il verdetto della giuria, siamo giunti al momento della premiazione, quindi con un applauso accogliamo qui in passerella tutte le miss, ovviamente Anna che è qui per il casting e le reginette in carica. Paura di mettermi nel posto sbagliato. Grazie Fede, prendo la fascia. Dov'è Anna? Eccola qua. Dove sta Anastasia? Eccola anche lei. Mi perdo persone, ma ci siamo tutti nell'inquadratura? Ok, perfetto. Allora io devo sfirciare un attimo il verdetto per capire se la nostra Anna passerà in finale oppure no. Reggi un po' Anastasia, per favore. Mantieni un po' questo. Grazie. Grazie. La giuria è stata decisa. Devo dire un po' sicuro, deciso. Intanto ringraziamo ovviamente la giuria e Loredana che è stata in giuria con noi con un applauso di Spazio Estetico a Battipaglia. Infatti sì, facciamo ovviamente un applauso a Erika, la nostra coreografa responsabile organizzativa,
perché le prove le ha fatte due volte, perché all'inizio volevamo stare dentro, poi abbiamo deciso di stare fuori per tenerci più compagnia tutti quanti insieme, quindi Erika, diciamo che sei un po' arrabbiata, però alla fine le ha fatte e quindi ha fatto le prove due volte. Facciamole un applauso Erika Cimino, ovviamente anche tutto lo staff di Miss Vesuvio, Nicola Pinto, Anna Maione, Tonino e Maria Borrelli di Foto Vesuvio, CL Audio Service, Daniele Sant'Agata e ovviamente anche Lorenzo che mi fa i video per i social, quindi facciamo un applauso. Allora Anna, io ti chiederei di fare un passo avanti e chiediamo al pubblico, ci affidiamo al pubblico. Secondo voi, Anna vince la fascia di Miss Vesuvio Battipaglia 2024? Sì? E voglio sentire un parere. Che dite? Sì? Sì? Che dite là? Sì? E fatemi sentire un po' più. Lo sento solo da lì, voglio sentire anche da qui tutti quanti. Anna, vince o no la fascia di Miss Vesuvio Battipaglia 2024? Di più? Oh, Anna, effettivamente, congratulazioni, perché sei Miss Vesuvio Battipaglia 2024. Passerella ovviamente con la fascia. Benvenuta tra le finaliste. Sei contenta? Te lo aspettavi? Un pochino, vabbè, ci sta, quando si è sicuri di sé ci si aspetta anche questo e fai benissimo, perché devi essere sicura di te e devi amarti sempre. Intanto Anna, complimenti, congratulazioni, benvenuta tra le finaliste, puoi tornare dalle ragazze, io invito le mie miss, le mie reggenze a venire qui da me. Salutiamo tutti quanti, ovviamente ringraziamo il comune di Battipaglia per aver ospitato una tappa del Tour 2024, noi ci siamo divertiti tantissimo, tutta l'organizzazione che c'è dietro, anche le realtà commerciali che seguono Miss Vesuvio 2024 e che hanno seguito la nostra 18ª tappa. Un applauso infine lo farei ovviamente alle nostre reginette Anastasia Coppi e Federica Pavone, perché sono sempre meravigliose, e a tutte le finaliste che ci seguono a tutte le tappe. Quindi grazie ragazze veramente da tutto lo staff di Miss Vesuvio, noi ci vediamo il 3 a Giuliano, buonanotte a tutti, ciao!